questa presentazione con questa bella immagine della t-shirt che ho anche messo quest'oggi, che abbiamo indossato agli Accessibility Days 2019, che sono stati fatti ad Ancona, al Museo Tattile Statale Omero. Quest'anno l'evento doveva essere all'Istituto dei Ciechi di Milano e dovevamo fare le esperienze sensoriali, tattili, poterci vedere faccia a faccia. Purtroppo per colpa della pandemia e della grave emergenza che abbiamo avuto, questo non è potuto succedere. Io sono comunque molto contenta che l'evento non sia stato rimandato, quindi nonostante tante avversità, questo è un bel messaggio, si può sempre trovare una via alternativa. Quindi detto questo, io ringrazio per l'invito, come sempre, da Stefano Ottaviani e Sauro Cesaretti. Io sono molto onorata di partecipare per la terza volta a questo evento. Il mio obiettivo in questa presentazione è quello di, io non sono un'esperta di informatica, lo dico sempre, il mio obiettivo è quello di cercare di trasmettervi, io sono un tecnico fondamentalmente, che ho studiato gli ausili per ipovisione, quindi il mio compito oggi è quello di trasmettervi un po' che cosa significa ipovisione, come differenziamo l'ipovisione dalla cecità e in più cercare di capire, cercare di trasmettervi un po' come vede la persona ipovedente. Non è molto semplice perché ci sono veramente tantissime sfaccettature, quindi cercherò di fare del mio meglio. Io sono Sonia Carletti, sono un ottico optometrista e operatore di Ausilioteca, lavoro nella mia attività che si trova a Iesi, nelle Marche, e negli anni mi sono molto dedicata, appassionata alla disciplina dell'ipovisione, agli ausili. Mi ha dato la possibilità anche di coniugare il mio lavoro con il poter aiutare le persone che vivono costantemente grandi limitazioni nella vita di tutti i giorni. Quindi il mio ruolo per quanto riguarda l'ipovisione in qualità di tecnico è quello di saper valutare un ausilio sempre in ambito multidisciplinare. Io questo lo sottolineo sempre perché intorno alla persona ipovedente veramente ruotano tante figure importantissime, in primis il medico oculista, quindi saper comunque in ambito multidisciplinare collegato con le varie figure un ausilio adatto, perché molto spesso tanti ausili si trovano anche su internet ma non vanno bene per tutti, quindi invito sempre a rivolgersi ai centri di ipovisione, a persone competenti, ortottisti competenti di ipovisione, per evitare poi che questo ausilio non faccia il caso vostro, che non sia appunto utile. Un'altra cosa fondamentale che bisogna fare in campo di ipovisione è saper insegnare, addestrare la persona a utilizzare tale ausilio, quindi sia che l'abbiano preso magari da me o che sia stato prescritto da un centro di ipovisione, da un oculista, bisogna sapergli insegnare come funziona quell'ausilio, perché altrimenti il rischio è che possa o utilizzarlo male o peggio non utilizzarlo affatto e quindi magari riporlo appunto in un cassetto. Velocissimamente, la mia formazione è nata a Firenze, alla Scuola Italiana di Ipovisione, dove ho potuto fare un tirocinio molto importante al Centro di Ipovisione Carlo Monti, all'ospedale Careggi di Firenze. Un'altra esperienza per me veramente strepitosa è stata, e che mi ha riconosciuto il titolo di operatore di ausilioteca, quella all'Istituto dei Ciechi Francesco Cavazza a Bologna. Prima di cominciare la presentazione, un veloce saluto agli amici dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti della provincia di Ancona, in particolare al nostro presidente Andrea Cionna. Io con loro collaboro a tante iniziative che sono tutte volte alla prevenzione della vista, a trasmettere alle persone di fare controlli oculistici periodici, questo per appunto gestire le patologie e prevenire che vadano a sfociare in ipovisione e in cecità. Quest'anno purtroppo gli eventi che dovevamo fare a marzo-aprile purtroppo sono tutti saltati per colpa della pandemia, ma ci rifaremo i prossimi mesi sicuramente. Iniziamo adesso a parlare un pochettino di ipovisione. In Italia ci sono circa 1,5 milioni di ipovedenti. Da dati Istat italiani, ogni 1.000 abitanti 4,5 sono ipovedenti. Sempre da dati Istat italiani, le persone dopo i 70 anni, oltre il 20% hanno problemi di degenerazione retinica.
L'ipovisione nei nostri paesi è causata soprattutto da malattie croniche, malattie come per esempio la retinopatia diabetica, che è associata appunto al diabete, la degenerazione maculare legata all'età, il glaucoma, che sono tutte malattie che colpiscono soprattutto persone anziane, persone che magari hanno anche altre problematiche e si ritrovano oltretutto anche a perdere la vista. Questo è causato appunto nei nostri paesi proprio dal nostro stile di vita, che è sicuramente diverso da quello dei paesi sottosviluppati, e in più è causato, diciamo, anche per lo straordinario miglioramento delle cure oftalmologiche, che da un lato hanno impedito a tante patologie di sfociare direttamente in cecità, ma hanno creato un numero sempre più grande di persone ipovedenti. Quindi la persona ipovedente possiamo definirla come colui che è affetto da una disabilità visiva e ha un'acuità visiva, un visus bassissimo, non superiore ai 3 decimi. Dopo ne parleremo meglio di cosa significa 3 decimi. Questo anche se è corretto con una lente a contatto o con un occhiale, o se ha anche fatto un trattamento medico-chirurgico, il suo visus appunto non migliora. Quindi la persona ipovedente ha una capacità visiva non sufficiente per svolgere le normali attività di vita di tutti i giorni che sono normali per le altre persone. In passato una persona che aveva un così basso visus veniva praticamente considerata non vedente e quindi venivano incanalati a utilizzare altri canali sensoriali. Oggi la tendenza invece è opposta, cioè si cerca sempre di sfruttare questo residuo visivo nel suo massimo potenziale, anche quando questo risulta poco funzionale. Vediamo qualche definizione adesso. L'ipovisione è qualsiasi insufficienza visiva cronica non correggibile che limita le attività giornaliere. Che cosa intendiamo per attività giornaliere? Per esempio, una cosa che è veramente crea molta disturbo alla persona ipovedente è non poter riconoscere le facce. Quindi quando va in giro non riesce magari a capire una persona che lo saluta. Questo è veramente molto drammatico per lui. O magari non riesce a leggere un giornale, non riesce a cucinare. Queste sono le attività di vita giornaliera che prima magari riusciva a fare e che adesso non riesce più. L'ipovisione è una perdita bilaterale. Vorrei trasmettervi molto bene questo concetto. Qui a fianco vi ho messo la tabella ototipica in gergo tecnico, è quella tabella che avrete sicuramente visto se avete fatto visite oculistiche o dall'ottico-optometrista o dall'ortottista. È una tabella che ha delle file di lettere che devono essere lette monocolarmente per capire qual è la qualità del visus di questa persona. Un occhio, diciamo, tra virgolette, con una visione normale dovrebbe leggere sui 10 decimi. La persona ipovedente, come abbiamo già detto, non legge più di 3 decimi. In questo caso, che è una tabella decimale, la persona ipovedente riesce a leggere fino a questa riga. Se noi facciamo un esempio di un soggetto, gli facciamo un visus, gli chiudiamo un occhio e con l'occhio aperto, corretto, con la migliore correzione, ci legge ad esempio la seconda riga, i 2 decimi. In questo caso, voi direte, siamo in ipovisione perché legge solamente questo. Quando noi chiudiamo quest'occhio e facciamo il visus con l'altro, se con la migliore correzione l'altro occhio ci legge ad esempio i 7 decimi, questa riga che vedete qua, in questo caso di fatto noi non possiamo parlare di ipovisione perché sì, è una situazione di visione fragile perché un occhio vede 2, un occhio vede 7. Ma per ipovisione si intende quando il visus risulta deteriorato in entrambi gli occhi, appunto al di sotto dei 3 decimi. Ok? Questo deve essere molto chiaro. Quindi l'ipovisione causata da patologie può portare, come abbiamo visto, perdita di visus, ma anche perdita di campo visivo possono portare alcune patologie, quindi la chiusura del campo periferico, dopo ne parleremo. Alcune malattie portano una perdita di contrasto, quindi l'incapacità, la perdita di riuscire a vedere bene una figura su uno sfondo, soprattutto con basse illuminazioni. Oppure una sensibilità alla luce. Quando parliamo di sensibilità alla luce, parliamo in ipovisione di abbagliamento invalidante. E
soprattutto in ambienti esterni, ma anche in ambienti interni, magari passare da un ambiente meno luminoso ad uno più luminoso o viceversa. Questo causa nella persona veramente un fastidio abbagliante, incredibile. Molte persone non riescono a volte neanche ad uscire di casa proprio per questo disturbo. Oppure ci sono patologie che creano l'insieme di questi disturbi. Questa è una slide molto importante perché cercherò di trasmettervi, ovviamente ci sono patologie che causano delle ipovisioni miste, però a grandi linee diciamo ci sono due filoni principali di tipologie di ipovisione, cioè l'ipovisione centrale e l'ipovisione periferica, e vorrei cercare di trasmettervi questo concetto perché la nostra retina ci permette la visione, la nostra retina, questa è la schematizzazione del nostro occhio, come vedete il nostro occhio è un organo perfetto ed è fatto da lenti. Abbiamo la nostra cornea, che è l'organo che si trova più all'esterno, a contatto con l'aria, il nostro cristallino, che è la lente vera e propria, tutto il gel dell'umor vitreo, fino ad arrivare nella parte inferiore dell'occhio dove c'è la retina, che è come una pellicola che accoglie il raggio di luce grazie ai fotorecettori. Questo raggio di luce, infatti, che arriva dall'esterno attraversa i mezzi diottrici, quando sbatte nella nostra retina grazie ai fotorecettori, si riesce a trasformare questo impulso elettrico tramite l'elaborazione del nostro cervello, delle vie ottiche, in visione. Quindi in base a come una patologia va ad intaccare la nostra retina, si creeranno delle tipologie diverse di visione. L'ipovisione centrale è il deterioramento, l'alterazione della macula. La macula è una piccola parte di retina, si trova qui, piccolissima, ma ha una concentrazione grandissima di cellule fotorecettori chiamate coni. Queste cellule hanno la funzione della visione del dettaglio, la visione dei 10 decimi, per farvi capire, la visione perfetta dei colori. Malattie come la degenerazione maculare legata all'età, le maculopatie miopiche o la sindrome di Stargardt, sono tutte patologie che vanno a deteriorare, a distruggere la macula. Si andrà a creare con queste patologie una visione un po' come vedete in questa foto qui. Quindi si andrà a creare una macchia di non visione al centro del campo visivo, detta scotoma. Quindi la persona ipovedente che ha questo tipo di disturbo vedrà, per esempio, in un viale alberato, riuscirà a vedere tutto quello che c'è intorno, ma non riuscirà a vedere quello che passa al centro, perché ha questo scotoma che lo segue in ogni direzione di sguardo. Nello stesso tempo riuscirà ad orientarsi nello spazio grazie appunto alla visione periferica che ha. Quindi non è strano vedere persone ipovedenti molto gravi andare in giro tranquillamente senza accompagnatori o anche andare in giro in bicicletta. Al contrario, quando parliamo di ipovisione periferica, parliamo di un'alterazione della parte più esterna della retina. Patologie come per esempio il glaucoma o la retinite pigmentosa vanno a deteriorare per prima questa parte di retina. E questa parte di retina ha una concentrazione maggiore di cellule fotorecettori chiamate bastoncelli, che hanno la funzione appunto della localizzazione spaziale, dell'organizzazione spaziale, della stima delle distanze. Quindi quando si hanno questi tipi di patologie si andrà a creare nella persona una visione, qui ovviamente è una schematizzazione, ma una visione un po' come vedete in questa figura, cioè una visione, un grave restringimento perimetrico laterale, ma magari una visione centrale ancora in buono stato. Io l'anno scorso ho portato ad Ancona delle maschere, degli occhiali, che simulavano le varie ipovisioni, le ho fatte provare ai partecipanti e le ho provate a far camminare, per esempio, con la visione tubulare, un po' questa condizione qui, un po' come vedere attraverso un buco della serratura, e vi assicuro che è veramente drammatico, perché non si riesce a localizzare cosa abbiamo intorno, gli ostacoli, gli oggetti, la stanza, e quindi la persona con queste patologie farà molta più fatica a deambulare, avrà bisogno di accompagnatori molto probabilmente, e quindi la difficoltà sta più appunto nel movimento nello spazio. Quindi ogni patologia che si prende, ogni disabilità visiva creerà
una diversa visione alterata. Quindi ecco per dirvi che non è facile trasmettere appunto cosa significa vedere con un'ipovisione. Qui vi voglio mostrare, voi dovete sapere che la degenerazione maculare legata all'età è la causa principale di ipovisione, per esempio in Italia. E come si va a creare in questa ipovisione centrale, vi ricordate la macchia al centro del campo visivo, come si va a creare questo scotoma? Non è che si crea subito, ovviamente in base a come si evolve la malattia ci sarà un decorso, quindi all'inizio ci sarà una distorsione che diventerà sempre più densa, fino a diventare uno scotoma che ancora è relativo all'inizio, perché ancora ci sono cellule vive retiniche. E la persona in questa fase riuscirà ancora a sfruttare la sua fissazione centrale perché ha ancora delle cellule fotorecettori vive. Man mano che la malattia va avanti, lo scotoma diventerà sempre più denso fino a diventare una cicatrice, uno scotoma assoluto. Quindi non ci saranno in questo caso più cellule vive nella sua macula. In questo caso, ovviamente, questa persona non potrà più utilizzare la sua fissazione centrale, ma fisiologicamente, se il nostro occhio, dico sempre che è una macchina perfetta, si andrà a creare una nuova fovea, una nuova fissazione eccentrica nei pressi appunto dell'area deteriorata. Vediamo a livello internazionale come divide l'OMS l'ipovisione e la cecità, quali sono i limiti appunto per il quale noi possiamo dire che un soggetto è cieco o un soggetto ipovedente. Per l'OMS un soggetto è ipovedente quando la sua acuità visiva è compresa tra un ventesimo, dopo vi dirò cosa vuol dire un ventesimo, e tre decimi, o una corrispondente perdita di campo visivo minore di 20 gradi. Mentre una persona per l'OMS è cieca quando l'acuità visiva è da un ventesimo in giù o una perdita di campo visivo a meno di 10 gradi. Il campo visivo in passato non era considerato nelle classificazioni di ipovisione. Quindi magari una persona che aveva una retinite pigmentosa, aveva una visione un po' come vedete qui nella diapositiva, veniva considerata normovedente. Quindi per fortuna che anche il campo visivo è stato inserito nelle classificazioni. Perché per l'OMS un soggetto è ipovedente a tre decimi e è cieco ad un ventesimo? Per l'OMS una persona quando viene messa davanti a un giornale, il giornale ha il carattere dell'articolo scritto con il corpo di stampa 8 come grandezza di carattere. Per leggere il corpo di stampa 8, un occhio normale ha bisogno di circa 4 decimi. Vedete, qui vi ho rimesso la nostra tavola ottotipica. Noi, quando leggiamo i giornali, ci servono almeno 4 decimi. Quindi un soggetto messo davanti a un giornale, ovviamente col suo occhiale, la sua correzione, se non riesce a leggerlo, di fatto per l'OMS quel soggetto è ipovedente, perché non riesce ad accedere alle normali informazioni che gli arrivano dall'esterno. Quindi avrà bisogno di un ingrandimento, appunto, per poter leggere, o un video ingranditore. Quindi ecco perché proprio dai tre decimi, dove noi non riusciamo più a leggere il giornale, siamo considerati ipovedenti. Mentre invece la cecità ci viene da pensare più facilmente alla totale non visione o alla mera percezione della luce dell'ombra, del moto della mano. In realtà per cecità legale si intende ancora anche un residuo visivo, un ventesimo. Che significa un ventesimo? Un ventesimo è il doppio di un decimo. In questa tavola abbiamo solamente un decimo, perché è una tavola decimale, quindi non ci sono altre visus più bassi di un decimo. Però per dirvi che la persona cieca parziale che vede un ventesimo vede solo la letterona, immaginatevela qui, doppia rispetto a quella di un decimo. In questo caso la persona con questo visus così basso potrebbe però ancora leggere in modo convenzionale, quindi magari utilizzando un video ingranditore da tavolo, che è uno strumento che ingrandisce molti caratteri, potrebbe permettere alla persona ancora di leggere
in modo normale. Certo è che quando il visus scenderà sempre di più non si potrà più leggere in modo convenzionale, ci vorranno altre tecnologie, magari utilizzare sintetizzatori vocali, utilizzare, fare dei corsi di orientamento e mobilità, utilizzare il braille e quant'altro. In Italia cosa si dice? In Italia l'ipovisione è regolata da una legge, la cecità molto importante, che è la legge 138 fatta nell'aprile del 2001. Questa legge è stata fortemente voluta dall'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, ha inserito anche da noi il campo visivo e sono state differenziate delle categorie più particolareggiate di ipovisione. Infatti fino a prima del 2001 esisteva legalmente solo l'ipovedente grave, il decimista. Adesso sono stati riconosciuti l'ipovedente medio con visus fino a 2 decimi e l'ipovedente lieve con visus fino a 3 decimi. Anche se poi di fatto, anche se sono stati riconosciuti a livello legale di pensioni, di agevolazioni, di ausili gratuiti, purtroppo queste altre categorie non avranno diritto poi a nulla. E questa è la nuova classificazione con appunto anche il restringimento perimetrico. Qual è il compito dell'ottico optometrista? Io sono un tecnico, vi dicevo, il mio compito è quello di ottimizzare il più possibile il visus di queste persone per aiutarle a sfruttarlo al massimo e più che altro per raggiungere un pochino più di autonomia. Come posso farlo? Io lo faccio con gli strumenti che ho nella mia attività, che sono gli occhiali da vista. Molto spesso un semplice occhiale da vista può essere tutto quello di cui il soggetto ipovedente ha bisogno. Filtri fotoselettivi sono fondamentali perché proteggono la persona dall'abbagliamento invalidante, ne parlavamo prima, e migliorano il contrasto. Sistemi ottici e non ottici, quindi sistemi che utilizzano lenti oppure sistemi elettronici, sempre che vanno a ingrandire i caratteri. La luce è fondamentale, l'importante è che non sia abbagliante, ma la luce puntata sul foglio di lettura va a migliorare molto l'acuità visiva, il contrasto, la velocità di lettura, quindi è importante avere da far provare alla persona anche diverse tipologie di luci. E l'addestramento all'ausilio, come dicevamo prima, è fondamentale. Tutto questo ovviamente, io sono un anello di una grande catena, tutto questo non sostituisce il lavoro di tanti altri riabilitatori che ruotano intorno al soggetto ipovedente. Infatti io ci tengo tanto a ribadire che in ogni centro di ipovisione ci dovrebbero essere tutte queste figure, perché sono tutte importanti, tutte vanno a aiutare la persona nel suo riadattamento visivo. Una parola veloce, però mi sentivo di farla, è la figura del tecnico informatico esperto appunto in accessibilità. Io ho la fortuna di conoscere due personaggi fantastici che sono Michele Landolfo e Sauro Cesaretti. Io li ho visti lavorare e oltre a essere bravi hanno una pazienza incredibile veramente ad aiutare queste persone a utilizzare le tecnologie. Ho raccolto questi messaggi in un gruppo Facebook di persone ipovedenti e ho fatto la riflessione che tante persone ancora non sanno usare bene le tecnologie, quindi ben venga l'accessibilità, ben vengano i tecnici esperti che aiutano queste persone. Al centro ipovisione Careggi, dove ho fatto il tirocinio, c'era il tecnico informatico che faceva sia le sedute lì in ospedale, sia andava a casa delle persone, quindi andava a casa magari la persona più anziana, andava a installare il sintetizzatore vocale o magari il software ingrandente. Quindi ecco, sono veramente figure che dovrebbero essercene sempre di più. Un'altra figura che dovrebbe essere in tutti i centri di ipovisione è la figura dello psicologo, esperto in disabilità visive, perché è fondamentale anche un supporto psicologico, soprattutto in quelle situazioni in cui la vista viene persa, magari dopo tanti anni che una persona, diciamo, ha visto. Quindi è importante capire questa cosa per fargli anche capire e accettare un eventuale ausilio, perché se una persona non ha accettato la sua appunto patologia, anche un ausilio difficilmente verrà accettato. Velocissimamente in questa slide vi mostro i tanti test che si fanno per arrivare a capire qual è l'ausilio più adatto a un soggetto piuttosto che un altro. Quindi l'invito è sempre quello di andare nei centri di ipovisione,
professionisti esperti che possono consigliarvi bene, altrimenti il rischio è spendere tanti soldi e non avere appunto un beneficio da tali ausili. I filtri, li ho citati anche prima, sono fondamentali. In questo periodo in cui siamo stati veramente tanto tempo davanti ai dispositivi digitali, l'utilizzo di un filtraggio non solo dalle persone ipovedenti ma anche quelle normovedenti potrebbe aiutare a alleviare appunto la sensazione di stanchezza, affaticamento. Anche in questo caso i filtri non sono semplici lenti, vanno provati e bisogna andare appunto da professionisti esperti. Ritrovare l'autonomia con gli ausili ce ne sono veramente tantissimi, non posso scusate perché mi hanno scritto, scusate tanto. Sì, Sonia. Scusate. A breve ci sarà, nessun problema, ci sarà un breve spazio per eventuali domande e insomma ne parleremo a breve al termine del tuo intervento. Sì, quindi posso continuare? Sì, certo. Ok, scusate tanto per l'interruzione, avevo letto un messaggio quindi mi sono fermata. Comunque abbiamo quasi finito, poi se avete delle domande spero anche di essere abbastanza chiara. Comunque vi stavo dicendo che gli ausili, per ragioni di tempo non ve li posso spiegare tutti dal primo all'ultimo, vi dico in generale, faccio una breve carrellata, ne esistono di ingrandenti ottici come ipercorrettivi prismatici, le semplici lenti di ingrandimento, ingrandenti aplanatici monoculari, telescopi, filtraggi, ma anche ausili elettronici come video ingranditori da tavolo, tascabili, che ce ne sono di grandi quantità in base alla dimensione dello schermo, possiamo trovare software ingrandenti, sintetizzatori vocali, ma anche ausili tiflotecnici, come per esempio carte con i segni ingranditi, tastiere con i tasti ingranditi e quant'altro. Quindi ci sono tantissime cose che possono andare a aiutare la persona che ha una difficoltà visiva. Due parole spendo, visto che siamo in periodo ancora un po' di emergenza, adesso si sta un pochettino meglio, però volevo dare due parole da contattologa e comunque ottico-optometrista sull'uso di occhiali e lenti a contatto, perché anche le persone ipovedenti usano occhiali e lenti a contatto, le usano tutti. E sulle lenti a contatto soprattutto c'è stata una grande diatriba su utilizzarle, non utilizzarle, pericolose, non pericolose. Io vi dico solo che ci sono delle patologie come il cheratocono che colpisce la cornea e se una persona non usa la lente a contatto diventa ipovedente, non può vedere in altri modi. E non ci sono evidenze scientifiche, non sono state assolutamente trovate che possano collegare il contagio o l'aumento di contagio o una pericolosità in più per il contagio con l'utilizzo di lenti a contatto. Quindi detto questo, con il buon senso, le lenti a contatto possono essere utilizzate, ovviamente utilizzare la massima igiene, un po' come si faceva prima, adesso ancora di più, prediligere l'uso magari di lenti monouso, ma anche chi usa lenti a ricambio più frequente, magari delle mensili, delle settimanali, il suggerimento è quello di utilizzare dei disinfettanti al perossido, utilizzare dei saponi, quindi massima igiene, lavare le mani prima di indossarle, lavarle dopo averle rimosse. Per quanto riguarda l'uso degli occhiali, gli occhiali da un lato ci proteggono, perché magari ci evitano di toccarci gli occhi, però d'altro canto noi gli occhiali spesso li togliamo, li appoggiamo, li mettiamo e lì potrebbe esserci uno scambio di microrganismi. Il suggerimento è quello di sanificarli. Io nel mio negozio, nella mia attività, sanifico tutti gli occhiali indossati con soluzione di acqua e cloro. Ovviamente a voi basta semplicemente lavarlo con acqua e sapone. Quindi il suggerimento è, per stare sicuri e tranquilli, lavate i vostri occhiali con l'acqua e il sapone una, due, meglio anche tre volte al giorno e non avrete sicuramente nessun problema. Ovviamente se si contrae il virus, l'obbligo è interrompere l'uso delle lenti a contatto. Abbiamo quasi finito, ultima parte, attrezzature e strumenti adeguati. Chi vuole fare ipovisione deve avere gli strumenti. Io ho la mia piccola otticoteca dove ho tutti gli strumenti messi in una parte
del mio studio silenziosa, dove do la possibilità alle persone di tornare da me quando vogliono e provare dai video ingranditori, le GI, le luci, gli ausili e quant'altro. Questo è molto importante. Un uso del contrasto cromatico perché alcune patologie vanno a deteriorare la percezione cromatica. Quindi io qui, che so, non sono un'informatica, vi faccio l'esempio con gli utensili da cucina, ma ovviamente anche un'applicazione, uno schermo va fatto in modo da creare dei contrasti facilmente leggibili alle persone che hanno difficoltà. Le strategie da usare in questo caso, parliamo di ipovisione centrale, che sono quelle più comuni. La persona ipovedente che ha questo scotoma davanti, questa macchia, usa fisiologicamente la sua fissazione eccentrica, cioè usa la coda dell'occhio per vedere. Io uso sempre questo test molto semplice, che se noi usiamo la nostra fissazione centrale per reggere C'era una volta un re, se noi spostiamo invece la fissazione nel mirino e quindi utilizziamo la nostra fissazione eccentrica con la coda dell'occhio, riusciremo a leggere solo la scritta grande C'era. Perché questo? Questo perché la nostra acuità visiva maggiore è al centro della macula, se ci spostiamo già di 5 gradi, decade a 3 decimi e quindi non vediamo più bene. Quindi noi con la fissazione eccentrica vediamo male e abbiamo bisogno di ingrandimento per questo motivo, perché noi con gli ausili ingrandendo le lettere, per esempio, stimoliamo più cellule fotorecettori e rendiamo lo scotoma meno vistoso e riusciamo a percepire. Vi lascio. Siamo arrivati alla fine, dei suggerimenti da ricordare. Quindi in ipovisione è fondamentale l'ingrandimento, ma non sempre, se parliamo di ipovisioni centrali. Se per esempio abbiamo un restringimento del campo visivo, ingrandire ci crea ancora più problemi. Magari in quel caso è più utile utilizzare un miglioramento di luce o di contrasto. Quindi ogni caso va valutato. La visione ingrandita sarà comunque deteriorata e sfocata. L'ausilio non ci toglie la patologia, l'ausilio ci aiuta a ottimizzare il visus, non è un occhiale normale. Ogni ausilio serve per una determinata attività perché non possiamo pensare che con una cosa facciamo tutto. E dare sempre il minimo ingrandimento, inutile ingrandire all'impossibile, si restringerebbe solo il campo di visione e quindi sempre in quel caso con criterio fare le cose. Vi concludo dicendo che le persone ipovedenti vivono veramente grandi difficoltà, ma possono essere aiutate. Ci sono tantissime figure che in ambito multidisciplinare possono aiutarle, tanti ausili, e quindi questo è un messaggio, diciamo, molto incoraggiante. Una parola sull'accessibilità: abbiamo visto quanto è difficile vederci poco, quindi questo evento, come quelli che avverranno in futuro, spero che siano utili per migliorare l'accessibilità sia nell'informatica, ma anche in tutte le strumentazioni, nelle città, nelle strade. Quindi ecco, questo è l'augurio. E con questo io vi ringrazio per la pazienza, anche per le interruzioni che ho avuto durante la presentazione. Grazie Sonia. Dalla chat di YouTube arrivano due domande. Allora, la prima è se le slide saranno rese disponibili, magari ecco in seguito sul sito dell'Accessibility Days. Allora, sono proprio contenta di questa domanda perché io, non essendo esperta di informatica, non sono riuscita proprio a rendere accessibilissima la mia presentazione e parecchie slide sono anche un po' troppo scritte, però io vi lascio le presentazioni perché ci sono più notizie in questo modo. Posso lasciarvi comunque delle nozioni in più, quindi sì. Ve le lascio molto volentieri, dopo mi diranno come devo fare per inviarle. Sì, Perfetto. assolutamente. Quindi rassicuro chi ci sta seguendo, insomma, le slide saranno disponibili. Vi faremo sapere anche come e dove poterle scaricare. E poi Serena Carla, Caria, scusate, chiede a proposito, collegandoci alla parte finale delle conclusioni, se attualmente hai avuto modo di interagire con gli psicologi, oppure se è ancora un tabù, oppure se ci sono delle realtà che offrono questa possibilità ai clienti. Allora, io ho avuto l'onore di conoscere le psicologhe, perché sono due all'Istituto dei Ciechi Cavazza, Bologna,
Quindi sì, ho avuto modo anche di seguire dei loro corsi, ovviamente non è il mio mestiere, quindi, e so che io vivo nelle Marche, nella provincia di Ancona, c'è una bravissima professionista, ma so che ci sono tante altre professioniste che anche durante il periodo di emergenza hanno dato il loro numero gratuitamente per fare delle consulenze a chi ne aveva bisogno. Quindi ci sono diverse professioniste, diciamo, che sono esperte in disabilità visive. Ovviamente, poi se nel caso lascio anche i numeri che ho, se è necessario, poi. Comunque, ne servirebbero sempre di più, secondo me. Sono figure fondamentali. Certo. Poi la prossima domanda, Mauro Rossini chiede se la variazione dei parametri dell'immagine televisiva, per esempio luminosità o contrasto, possono migliorare la visione di una persona ipovedente. Allora, intanto parlo un po' per mia esperienza, è fondamentale l'ingrandimento. Quindi se una persona ha una difficoltà visiva, vedendo la televisione, io suggerisco sempre intanto di avvicinarsi, sembra banale, però se noi ci avviciniamo raddoppiamo l'ingrandimento e prendere televisioni magari più grandi, perché anche questo ottimizza appunto la percezione. Per quanto riguarda l'abbagliamento dovuto allo schermo, magari in particolare patologie, magari evitare di vedere la televisione a luce spenta, questo che crea comunque più fastidio all'abbagliamento e ecco, piccoli accorgimenti, diciamo, che Ok, possono. poi 2 minuti per concludere per 2 domande, quindi ho bisogno che cerchi di rispondere in maniera rapida. La prima domanda è di Paola Bisogno e chiede, rispetto alla lettura su carta stampata, per un ipovedente è una cosa, insomma, migliore o peggiore consultare un testo sullo schermo di un computer? La luce influisce? La luce, come abbiamo detto, se crea un abbagliamento acceca, quindi deve essere usata la luminosità di un monitor in modo appropriato. Per quanto riguarda il cartaceo, se parliamo di una carta di un giornale, vi dico che è pessima perché è impastata, è opaca. Quindi se è uno stampato con un ottimo contrasto, è meglio leggere lo stampato, altrimenti leggere sul digitale. Ci sono poi anche molti software ingrandenti, poi lì Sauro e Michele sono molto più esperti di me, e lì sicuramente il contrasto può essere gestito in modo migliore. Anche il video ingranditore di ottima qualità vanno a ottimizzare il contrasto, cosa che sul cartaceo spesso si perde, a meno che non sia una buona stampa, una stampa di qualità. Certo. E l'ultima domanda invece da Marinella Tomasello chiede, l'acquisto di ausili che hai mostrato per gli ipovedenti medi e lievi è sovvenzionato da fondi statali oppure no? Lo è solo per i decimisti? Purtroppo questo è vero. Quindi se si ha un visus corretto superiore ad un decimo, per legge non si ha diritto ad avere gli ausili gratuiti col Sistema Sanitario Nazionale, purtroppo. Bene. Bene. Bene, ma non Non benissimo. bene, non benissimo, però purtroppo è la legge. E ti ringraziamo Sonia per il tuo intervento. Grazie a voi, grazie Una buona veramente. giornata.